Buonasera, buonasera, primo ottobre, primo appuntamento del mese di ottobre con pro e contro, sarà una puntata scoppiettante perché siamo nella settimana che porta al derby di Lega Pro tra Teramo e L'Aquila e sarà il derby che caratterizzerà questi nostri 90 minuti, un derby al quale le due squadre Teramo e L'Aquila appunto arrivano in condizioni decisamente diverse. L'Aquila in difficoltà di classifica e reduce poche ore fa dal cambio in panchina, proprio oggi la presentazione di Zavettieri che raccoglie l'eredità di Giovanni Pagliari. Teramo invece che vola, Teramo che va a mille, Teramo che dopo il filotto di vittorie è per la prima volta nella sua storia da solo in testa alla classifica della terza serie nazionale, quindi un magic moment per la squadra del presidente Luciano Campitelli. Poi ovviamente butteremo un occhio sulla Serie D, una Serie D che come vedremo parla decisamente marchigiano con due squadre, Chieti e Campobasso, che cercano di infilarsi nella lotta al vertice. E abbiamo, penso, gli ospiti giusti per parlare del prossimo derby che, peraltro, e questa, permettetemi di dire, è una fortuna, è stato anticipato alle ore 15 perché inizialmente l'orario era fissato nelle ore 18 con la concomitanza di Juventus-Roma e quindi con grave danno alla visibilità di questa partita. Invece i tifosi potranno andare tranquillamente e poi, se vogliono, anche godersi lo spettacolo di Juventus-Roma. Allora, gli ospiti, i due direttori sportivi o responsabili dell'area tecnica che dir si voglia, Marcello Di Giuseppe per il Teramo, buonasera Marcello. Buonasera, buonasera. E poi sul fronte aquilano, Ercole Di Nicola, buonasera Ercole. Buonasera. E poi il collega e amico Jacopo Forcella, ciao, ciao Jacopo. Ciao Andrea, ciao, buonasera a tutti. E allora, chiaramente, l'argomento del giorno o dei due giorni sul fronte L'Aquila non può che essere il cambio di guida tecnica. Un po' era nell'aria, il sottoscritto, per quel che può contare, si aspettava che comunque a Pagliari fosse data un'ultima opportunità, cioè quella del derby, e poi il derby doveva essere il crocevia del suo destino. E invece la società lunedì in tarda serata ha deciso di arrivare a questo cambio tecnico, via Giovanni Pagliari, il tecnico della promozione in prima divisione, e dentro Zavettieri. E io vado subito da Ercole Di Nicola per capire i motivi di questa scelta, perché la società ha dato lo stop a Pagliari e poi perché la scelta di Zavettieri, tra l'altro tra poco vedremo anche il servizio. Partiamo dal presupposto che l'idea era quella di dare, come avevi detto poc'anzi, un'ultima chance nel derby di Teramo. Poi lunedì sera la situazione è precipitata, è stato convocato subito una riunione presidente e vicepresidente con la mia presenza e si è deciso di interrompere il rapporto con Giovanni Pagliari. È inutile che ci nascondiamo, penso che abbiamo avuto diverse settimane per poter dare una svolta a questo campionato, non ci siamo riusciti, come spesso succede è l'allenatore a pagare. È normale che dispiace per l'uomo, io personalmente 16 mesi mi sono trovato benissimo con Giovanni Pagliari, abbiamo scritto una storia indelebile della società aquilana, però è normale che con il cuore non bisogna fare calcio, qui bisogna guardare i fatti. I fatti dicono che in questo momento l'Aquila è in difficoltà a Balbetta e quindi stiamo provando a rimettere in sesto con la guida tecnica. Ecco, Zavettieri, l'ultima esperienza, forse anche quella più importante per il neotecnico aquilano, è la corresponsabilità tecnica del Bari lo scorso anno con Alberti, poi tanta esperienza nei vivai. Come mai la scelta di Zavettieri e cosa gli avete chiesto? Diciamo che quello che è stato mosso l'allenatore era la mancanza di un gioco propositivo, specie nelle gare interne, e quindi era giusto prendere un profilo di allenatore diverso da Giovanni Pagliari, che a quel punto non aveva senso cambiare con un allenatore esperto, perché sappiamo tutti che Giovanni Pagliari fa della compattezza del gruppo la forza delle proprie squadre. Quindi si è deciso di andare su un allenatore giovane dal punto di vista del curriculum, però un allenatore che ha già dimostrato di avere idee chiare nelle esperienze che ha avuto a Bari, un allenatore che predilige molto la fase propositiva, e quindi abbiamo scelto lui. Marcello, tutt'altro clima invece nel Teramo, perché forse neanche voi vi aspettavate di partire così.
Non so se poi per il proseguo del campionato, a livello di aspettative magari che si generano, possa essere un bene o un male, chiaramente un bene. Però cosa, insomma, quali sono a questo punto le considerazioni da fare su una squadra che ha sorpreso così tanto, soprattutto dopo le prime due sconfitte, che permettimi, stavano abbattendo forse sin troppo la piazza, e invece poi è cambiato tutto nel giro di 3 settimane? Sì, anche meno, perché comunque abbiamo avuto tre partite in una settimana, quindi diciamo in 2 settimane, però direi che è presto. Noi siamo contenti perché ovviamente è una soddisfazione, è un entusiasmo ritrovato, quindi siamo contentissimi per quel che concerne la classifica, i punti e anche il primato. Però è chiaro che è talmente presto che dobbiamo, ma non è retorica, dobbiamo lavorare tanto, dobbiamo migliorare, perché comunque noi abbiamo fatto vedere tante cose buone anche nelle 2 sconfitte. Quindi siamo stati, secondo me, bravi a continuare a credere in quello che è il nostro DNA, cioè creare sempre calcio, fare gioco e pensare comunque che ci sono, è vero che ci sono 2 fasi, però la fase offensiva per noi è una cosa molto importante, non possiamo prescindere da questa, e abbiamo limato un pochino, dico un pochino perché tanti errori continuiamo a farli, solo che prima li abbiamo pagati a carissimo prezzo e oggi siamo un pochino, un tantino più fortunati. Quindi c'è tanto ancora da lavorare, da migliorare. È chiaro che i risultati aiutano nell'autostima, nel convincimento, nell'entusiasmo, che sono tutti ingredienti importantissimi per affrontare un campionato che è veramente difficile. Errori ne commettete, dici, nonostante le vittorie. Il fatto che questa squadra prende sempre gol, poi magari si può disquisire sul fatto palle inattive, però ad esempio a Sant'Arcangelo il gol è arrivato su azione, forse è questo l'aspetto che al momento, se c'è una preoccupazione, è sotto quel profilo. Se vogliamo sì, però è chiaro che quando si parla di palle inattive, anche Sant'Arcangelo l'azione del gol è andata da una palla inattiva e comunque da una dormita, poi è chiaro che loro sono stati bravi, ma c'è stato, come in tutti i gol, c'è stato un errore. Abbiamo preso tanti gol, però poi alla fine nelle prime 2 partite ne abbiamo presi 6, quindi sono quelle le partite che hanno fatto la differenza da questo punto di vista. È pur vero che in quelle 2 partite 6 gol presi sono arrivati 5 calci da fermo, è un infortunio abbastanza evidente, e di cui nei 6 gol 2 arrivati al 93esimo di entrambe le partite con la squadra protesa al massimo sforzo per cercare di recuperarle. Dopodiché sono arrivate queste 4 vittorie dove, come ti dicevo prima, qualche errorino continuiamo a commetterlo, l'abbiamo pagato forse un tantino di meno, però la nostra vera forza è stata quella di continuare, ripeto, abbiamo aumentato l'attenzione, che era quella che comunque serviva in quel momento, però non ci siamo abbattuti sul discorso, ecco, di continuare comunque a creare gioco, perché comunque questa è una squadra che sta segnando tanto, quindi... Ecco, infatti lo scorso anno, ti interrompo, tra poco tra l'altro andremo a conoscere meglio Zavettieri, però ricordo che tu un po' sognavi o programmavi nel Teramo del 2014-2015 una squadra che avesse un paio di attaccanti di quelli che fanno la differenza, e avete effettivamente lavorato bene sotto questo profilo, almeno a giudicare dal primo mese. Se poi anche Bucchi, che è, diciamo, l'uomo che esce dalla panchina ma potrà avere anche un ruolo di titolare prossimamente, torna al gol, insomma il quadro è chiaro, no? Dal punto di vista offensivo questa è una squadra che ha una certa forza. Ma guarda, noi l'anno scorso avevamo un attacco per me importante per la categoria, perché Bernardo Dimas, poi Bernardo è andato via a gennaio, quando per noi più o meno i giochi comunque erano fatti. Sono stati utilissimi al progetto. È chiaro che uno guarda in prospettiva e cerca anche di, se è possibile, migliorare una squadra anche in funzione di un campionato che comunque ci aspettavamo più duro. Sapevamo che quello era il reparto dove potevamo migliorare di più e dovevamo migliorare, perché oggi il calcio poi alla fin fine puoi essere bravissimo a preparare le squadre, a lavorare, a migliorare, però davanti io ritengo che ci voglia la qualità del singolo, perché far gol comunque non è mai facile. E per adesso sta andando bene, chiaramente i giocatori, Bucchi incluso, sono tutti giocatori secondo me importanti
per la categoria, però il fatto che stiano segnando va dato merito alla squadra, perché certo, quando gli attaccanti segnano vuol dire che la squadra sta girando bene, quindi da diciamo questo punto di vista che siamo è molto... Sì, quando l'attaccante fa gol è normale che la squadra mette in condizione appunto gli avanti di far bene e di far gol. E quindi siamo contenti. Jacopo, la differenza principale che ora c'è tra Teramo e l'Aquila, se vogliamo banalizzare, è forse proprio il rendimento del reparto offensivo. Sì, anche secondo me in questo momento la tranquillità di scendere in campo, perché poi il Teramo, soprattutto nelle ultime quattro partite, con il Forlì c'era un po' di tensione e si vedeva, però con le altre è scesa molto più tranquilla. Per quello che dicevi tu, è vero che il Teramo continua a subire gol, però non ci dimentichiamo mai che questa squadra ha sempre segnato in sei partite, non ha mai chiuso una partita con zero gol, e poi soprattutto nelle prime due giornate ha preso sei gol, poi nelle altre quattro ne ha presi tre. Cioè col doppio delle giornate ha preso la metà dei gol, quindi insomma è vero e ci sta che magari qualcosina dietro va limato, va sistemato, sì, però è anche vero che quando, e soprattutto questa è una squadra che ha imparato sia col Gubbio e anche con il Sant'Arcangelo a vincere stando sotto, e non è di poco conto, perché certo, è una squadra che va sotto e poi ha sempre o quasi sempre la forza di ribaltare il risultato, sai che fa una grande differenza. Ecco, col senno del poi, rifaresti le scelte anche di quest'estate dal punto di vista della composizione dell'attacco, o invece ritieni che questa squadra ha un potenziale che al momento non è espresso e quindi ora a Zavettieri chiedete proprio di far esplodere questo attacco che ha tanti esterni trequartisti, magari ecco, al di là di Perna si aspetta Balsas sostanzialmente. Ma no, noi abbiamo fatto quello che dovevamo, al di là di tutto noi non siamo la squadra che doveva vincere il campionato, noi eravamo una squadra che doveva fare un buon campionato. È normale che il rendimento attuale è un rendimento che non può soddisfare, però ripeto, io sono convinto che le cose cambieranno e dobbiamo solo essere tranquilli e sereni nel saper gestire i momenti di difficoltà. Ecco, io volevo fare una domanda, ecco, Nicola, solo per sapere, perché anche io come te, Andrea, non conosco molto bene Zavettieri, però volevo chiedere se proprio in virtù di quel discorso che facevi prima sugli esterni, cioè tanti esterni all'Aquila, se la scelta di Zavettieri ha riguardato anche il modulo che dovrebbe ricalcare l'Aquila di Zavettieri, cioè in relazione ai giocatori che in questo momento ha l'Aquila in organico. Io penso che l'Aquila ha dei giocatori in organico che devono essere più vicini alla porta, quindi penso che Zavettieri fa giocare la squadra leggermente più alta, e quindi automaticamente secondo me le caratteristiche di certi giocatori che nel breve sono veloci e hanno il numero riescono a fare la differenza, quindi è normale che Zavettieri è stato scelto perché ha queste caratteristiche. E allora ne stiamo tanto parlando, oggi è stata la presentazione e allora conosciamo meglio il neotecnico aquilano. Efficacia e propositività. A prescindere da ogni discorso riguardante il modulo di gioco, sono questi i due concetti chiave all'ombra dei quali nasce e si formerà l'Aquila Calcio targata Nunzio Zavettieri. Una trattativa lampo, quella che ha portato il tecnico calabrese, chiamato a sostituire l'esonerato Giovanni Pagliari, a scegliere di sposare il progetto rossoblù. Abbiamo fatto lunedì una chiacchierata col direttore, mi ha convinto. E poi ero in attesa di capire se la società doveva confrontarsi per il discorso del mister, e capisco che non era una decisione facile, visto l'ottimo lavoro che ha fatto il mister. E quindi praticamente è stato tutto così, come ho detto prima, sono un istintivo. Mi ha convinto il direttore e adesso daremo tutto. Ogni allenatore ha il suo modo di lavorare. E quello che conta per me è essere efficace, e poi se l'identità è diversa della filosofia del lavoro per me non conta, per me adesso quello che è importante è rendere la squadra il più efficace possibile. Prima della sua presentazione ufficiale, Zavettieri, artefice lo scorso anno di una strepitosa seconda parte di stagione alla guida del Bari, che in coppia con Roberto Alberti ha portato a disputare i play-off per salire in Serie A, ha già diretto il primo allenamento alla guida del gruppo, ricavando impressioni positive dagli uomini a sua disposizione.
Oggi, come ha detto lei, ho fatto il primo allenamento, ho trovato i ragazzi con un'ottima predisposizione per il lavoro, segno che comunque quello che è stato fatto precedentemente è stato fatto un lavoro importante. Credo che ci siano i presupposti per poter fare veramente un ottimo lavoro, quindi butteremo anima e corpo per cercare di fare il massimo. Con sé Zavettieri, che ha firmato un contratto fino a giugno, ha portato tre nuovi collaboratori. Si tratta dell'allenatore in seconda Girolamo Mesiti, di Massimo Cirillo, che si occuperà dell'analisi video delle compagini avversarie, e di Livio Mastrorosa, preparatore atletico che si affiancherà allo staff già attivo. L'esordio del nuovo tecnico domenica prossima non sarà dei più facili, anzi, ad attendere l'Aquila infatti ci sarà il derby del Gran Sasso con la capolista Teramo. Potevo iniziare in modo diverso, più tranquillo, però le partite sono tutte difficili. Forse potrebbe essere uno stimolo ancora più importante affrontare la capolista, affrontare una squadra che viene da un periodo di forma eccezionale. L'ultimo mese ha fatto benissimo, so che il derby è sentito. Cercheremo di mettere su una squadra che venda cara la pelle e che battagli colpo su colpo, metro su metro, centimetro su centimetro contro il Teramo. Allora, abbiamo visto la presentazione di Zavettieri, Jacopo, insomma, ci si aspetta da lui un calcio, come diceva Ercole Di Nicola, un po' più propositivo, sì. Quello che forse Giovanni Pagliari non è stato in grado nelle ultime domeniche di far praticare ai suoi uomini. Guarda, io mi sono scritto qualche appunto proprio su Giovanni Pagliari, ma non per dare addosso, perché ci mancherebbe altro, anzi, un ottimo allenatore. Però da quando è arrivato all'Aquila, Giovanni Pagliari, playoff esclusi questi, ha giocato 43 partite, ha fatto 66 punti. Considerando che qualche partita importante l'ha vinta Pagliari, soprattutto l'anno scorso con qualche squadra di prima fascia, per esempio mi viene in mente la vittoria con la Salernitana. A Lecce, insomma sono pochi, sono un punto e mezzo a partita. Per una squadra che negli ultimi anni, perché parliamo di ultima parte 2012-2013, è vero che l'Aquila veniva da delle difficoltà e ha vinto i playoff. Poi però l'anno scorso è un'ottima squadra, quest'anno ha un'ottima squadra, secondo me sono un po' pochini. Io credo che rischiamo di essere un po' ingenerosi nei confronti di Pagliari. Non lo so se ingenerosi, però lo scorso anno più volte abbiamo detto che in casa l'Aquila stenta, ma anche gli altri anni. Io non voglio né essere generoso né ingeneroso, perché ci mancherebbe che io mi metto a criticare uno come Giovanni Pagliari, che ha esperienza da vendere, però credo che un po' si sia un po' negli ultimi tempi, ma ho avuto anche questa sensazione, sai quando? Dopo la sconfitta con il Pisa l'anno scorso, che sia un po' attorcinato, come si suol dire, in una aggrovigliato in una spirale che poi non ha fatto bene per prima a lui, nel senso l'ha vissuto magari con vado via, poi dopo è stato con un po' troppa negatività la situazione, una situazione che magari presa in maniera diversa avrebbe potuto dare vantaggio a lui, ma soprattutto alla squadra, perché tutto sommato non ci dimentichiamo mai che questo è un allenatore che poi i playoff li ha vinti, che l'anno scorso ha perso un playoff con il Pisa in maniera immeritata, che i risultati li ha ottenuti, però poi ti ripeto, nel corso della stagione regolare io qualche perplessità ce l'ho. Chiudiamo definitivamente l'argomento Pagliari con un'ultima tua considerazione, anche alla luce di quello che ieri ha detto Pagliari, che insomma ha parlato anche della situazione di Gizzi, che era il socio con cui lui aveva magari il maggior rapporto, e da quando Gizzi ha avuto quella disavventura quest'estate lui si è trovato un po' senza protezione, cioè ha fatto queste considerazioni, ripeto, parlando sempre di un allenatore che ha portato l'Aquila in prima divisione e non vogliamo avere la memoria corta, però insomma come possiamo chiudere l'argomento Pagliari, che ripeto è un uomo che ha fatto la storia degli ultimi mesi aquilani. Come dobbiamo chiudere? Dobbiamo chiudere col fatto che nel calcio, quando arrivano i risultati, l'allenatore è il primo a pagare, c'è poco da dire, cioè Pagliari, ripeto, rimane nel cuore di tutti gli aquilani, e rimarrà nel cuore mio, perché ripeto, mi sono trovato molto bene in 16 mesi con lui,
però il calcio, io personalmente quando prendo le decisioni devo tenere in considerazione i vari fattori, i tifosi, la stampa, i giocatori, l'allenatore, la società, quindi io dico che Pagliari ha avuto le sue possibilità per poter dare una sterzata a questa stagione e penso che, a differenza di quello che pensa qualcuno, queste possibilità purtroppo non sono andate a buon fine, quindi noi dovevamo fare un intervento perché sabato a fischio finale insomma c'è stato molto dispiacere da parte di tutti, quindi penso che si doveva fare quest'atto, è stato fatto e adesso guardiamo avanti. Marcello, il presidente Campitelli passava per essere un mangia allenatori magari anni fa, però bisogna dire che nelle ultime stagioni invece c'è stata grande regolarità da questo punto di vista. Come dire, vuol dire che si è lavorato bene, vuol dire che insomma siete stati in linea anche con gli obiettivi e con le aspettative della proprietà, ma anche della piazza, insomma. Ma sai, sì, io posso non parlare fare della... gesti inconsulti. No, vabbè, non sono scaramantico. Questo forse è uno dei difetti che non ho, dei pochi difetti che non ho. Comunque io posso parlare della mia gestione, certo. È chiaro che questo è il quarto anno e comunque si è vinti due campionati e si è persa una finale playoff, quindi sai, fare meglio era difficile. È chiaro che durante le annate ci sono alti e bassi e io penso che bisogna essere bravi a, comunque a capire, avere le idee chiare e far capire anche. Perché comunque Campitelli è vero che è un presidente che, vabbè, lo conosciamo, c'è un presidente che poi non te le manda a dire, a volte può anche esagerare. Cioè quello che ho detto è perché ai tempi, no, Izzotti primo in classifica, Cifaldi primo in classifica. Sì, ma io ripeto, io non c'ero e non, di questo certo, non parlo, certo. Io penso che gli allenatori vanno scelti e vanno difesi, punto. E poi vanno comunque... monitorati durante l'anno, perché comunque l'allenatore, soprattutto per come intendiamo noi il calcio, l'allenatore è una cosa importantissima, in un progetto è la persona più importante del progetto, molto più dei calciatori, a mio modo di vedere, quindi il discorso quando si sceglie un allenatore, bisogna veramente andare fino in fondo con questo allenatore, fermo restando che poi ci sono casi e casi, quindi ci sono tante situazioni che bisogna valutare. Per quella che è l'esperienza di Teramo, ripeto, il presidente è vero che è un vulcanico, è vero che comunque dice la sua e la dice anche in una certa maniera, però poi se uno ha la pazienza di aspettare le classiche 24 ore, poi comunque ci si può parlare e poi ci sono dati, io dico sempre che il campo parla, quindi quando non arrivano i risultati bisogna guardare il perché non arrivano i risultati e se effettivamente ci sono i problemi. Certo. Se ci sono i problemi bisogna risolverli insieme, però ribadisco, quando si fa un progetto l'allenatore rimane al centro del progetto, se no poi si fanno i danni. Il tuo ex compagno di squadra lo vedi stanco? Lui dice che è stanco, io non ci credo, quindi... Vediamo un po', ma d'altronde il lavoro nostro è duro, io lo capisco perché comunque lui prima diceva a microfoni spenti delle cose vere, cioè alla fin fine noi non sembra, ma 12 mesi all'anno comunque siamo sempre sul pezzo perché... Non c'è solo il mercato, ma c'è poi la gestione tecnica. Ma sì, perché se probabilmente uno si... Questo ruolo di raccordo con allora, la società... Allora non esisterebbe proprio il discorso di responsabile o direttore sportivo che dir si voglia, cioè il discorso è che uno metterebbe un nuovo mercato che si limita solo a fare il mercato e lavora 2 mesi l'anno. Purtroppo la gestione, io prima ho parlato di monitorare per un direttore, penso che monitorare un gruppo di 23-24 giocatori con uno staff tecnico e altre 5-6 persone, con lo staff medico, insomma questo è un giochetto che inizia a essere un gioco abbastanza anche costoso dove girano dei soldi. E un direttore sportivo ha la responsabilità di una quarantina di persone, quindi non può permettersi comunque di stare tanto in vacanza o di stare a perdere tempo. Ercole invece Marcello è più sereno di Marcello, te. Marcello innanzitutto vive le cose con
in modo diverso da me, perché lui è stato sempre anche da giocatore, no? Era un po' più glaciale, che... o no? Sì, sì. Beh, però pure lui c'ha i suoi scatti, dalla panchina. No, io lo vedo sempre abbastanza caldo. Poi in questo momento magari anche la situazione dell'Aquila sta pesante, quindi richiede una presenza più costante nel capoluogo, quindi automaticamente vi dico che uno dei momenti più stressanti che sto vivendo in calcio. Sì. Ti ha fatto mai fare qualche gol quando lui da centrocampista prova a imbucare qualche pallone? O... Non me ne ricordo. Ma lui i gol se li inventava. I gol io li facevo da dentro l'area, quindi era difficile inventarsi. Però bei tempi, purtroppo quelli erano tempi in cui parlando di responsabilità il discorso era totalmente diverso, quindi adesso gli anni sono diversi, i capelli di meno, oltretutto bianchi, quindi si tira avanti, dai. Allora, abbiamo parlato prima di Luciano Campitelli, ieri ha parlato in conferenza stampa, abbiamo raccolto le sue impressioni, chiaramente un momento molto positivo, lo si percepisce dalle sue parole, l'intervista di Alfredo Giovannozzi. Questo è un primo posto diverso dagli altri, no? Forse ha un peso differente. Per me sono uguali, perché il primo posto della promozione era un'esperienza per me in primis, quindi oggi, dopo tanti anni, stare qui in prima posizione, a prescindere per me personalmente, ma credo che oggi ne tragga più vantaggi la città di Teramo, perché il nome di Teramo appare su tutti i quotidiani nazionali, quindi credo che più che il presidente oggi come pubblicità acquisisce la città di Teramo. Ai suoi amici dirigenti dell'Aquila, a proposito, sono ancora suoi amici? Sono, per me, da parte mia sì, poi sai, le opinioni possono cambiare, ma con Chiodi io mi ci sento spesso, ci si vede in Lega, quindi non devo dire assolutamente. Ecco, cosa vuole dire allora? Devo dire che domenica possono venire qui tranquillamente, che li accoglieremo senza nessun tipo di problema, e che per noi tutto, la sconfitta ai playoff è tutta acqua passata. Domenica sarà una partita molto molto importante per loro e anche per noi. A che ora si gioca? Si gioca alle 3, questo è un regalo che abbiamo fatto ai nostri tifosi e quindi ne siamo molto orgogliosi, quindi tutti allo stadio, speriamo di fare un pienone molto molto importante, più che altro per aiutare e incoraggiare la nostra squadra. E allora, questo regalo, dice il presidente Campitelli, ne stiamo parlando proprio ora, il fatto che ci sia stata, no, la volontà di anticipare l'orario, no, Ercole? Guarda, nel caso in cui il Teramo chiede di anticipare la gara alle ore 15, noi che diciamo? Non c'è problema assolutamente, quindi è normale che fare una partita con più spettatori è bello per tutti, al di là che in questo caso in casa giochi il Teramo e quindi automaticamente ne trarrà beneficio il Teramo, però noi anche da queste cose si vede che siamo due società amiche, due società che si rispettano, al di là che quelle che poi nei 90 minuti in campo ognuno deve cercare di trarre vantaggio dalla partita. Certo, allora sono le 21:30 praticamente, io vi ricordo, se volete interloquire con noi, fare domande ai nostri ospiti, fare considerazioni, 392-623-7060 per scrivere i vostri sms. Pausa, pubblicità, a tra poco. Allora, abbiamo parlato un po' di Teramo e L'Aquila del rispettivo momento, ora insomma vogliamo un po' studiare questo derby, quello che potrà essere in campo, però prima facciamo una cosa, vediamo le schermate di risultati e classifica, perché facciamo un po' il punto della situazione su questo girone B, visto che abbiamo due addetti ai lavori che conoscono bene non solo le rispettive realtà ma anche le altre di questo girone e non solo, un campionato che aveva e ha le sue favorite, il Pisa è andato incontro a questo stop inaspettato, però in effetti
per quello che si sta notando, e questo avvalora ancora di più quello che ha fatto il Teramo nelle ultime partite, c'è grande livellamento e quindi ci può stare benissimo che la propria Cienza possa andare a battere una corazzata come il Pisa. Marcello, te l'aspettavi intanto o è stato veramente un colpo clamorosamente a sorpresa? Ma no, è presto, è presto. I valori alla fine io penso che vengano fuori, quindi ci sono delle squadre che hanno qualcosina in più, hanno investito, hanno blasone, hanno la spinta di piazze, di pubblici importanti, quindi io ritengo che, certo sono comunque sorprese, però che in questo momento della stagione ci possono stare. Tutto sta, poi è chiaro che il rischio in certe piazze è quello di comunque tenere la calma, perché comunque ecco, si è parlato di Pisa, ma si potrebbe parlare anche di Ascoli in questo momento, anche se Ascoli col cambio societario penso che la pazienza sia maggiore. È normale che la gestione di questi momenti potrebbe fare la differenza, poi se si è bravi, come sicuramente saranno a Pisa, perché comunque si sono affidati ad una coppia esperta e brava come Braglia Vitale, quindi io sono convinto che il Pisa a Natale sarà lì davanti, o comunque sarà una squadra che lotterà fino alla fine per il primo posto. Gianni D'Areo, chiedo se possiamo andare un attimo sull'iPad perché vogliamo fare gli auguri. Non so se è possibile effettuare il collegamento, se no leggo io. Ah, ecco qua, benvenuto Marco. Fiocco azzurro in casa Zambardi, nato il piccolo Marco, secondo genito di Fabrizio e Tiziana. Fabrizio, allenatore in seconda e preparatore dei portieri del Teramo Calcio, le felicitazioni della società biancorossa e anche da parte nostra, da parte della redazione di TV6, a Fabrizio Zambardi, che insomma è un vostro preziosissimo collaboratore. Speriamo sia di buon auspicio anche questo nuovo arrivo, quindi questo... bene così. Auguri a Fabrizio. Ercole, sul campionato, tu ti aspettavi ad esempio questa sconfitta del Pisa, come lo leggi questo girone B? Ah, questo è un girone equilibratissimo. No, questo è un girone che secondo me fino all'ultima giornata non ci sarà una squadra che scappa. Tutte possono vincere e perdere con chiunque. E gli episodi faranno la differenza. In questo momento il Teramo rispetto a tutte le altre c'ha qualcosina in più, perché lì davanti sta facendo gol con una certa facilità. Ed è normale però che, come diceva Marcello prima, le più attrezzate in questo momento il Pisa è su tutti, poi c'è l'Ascoli e la SPAL, e subito dopo penso che il Teramo possa fare un pensierino, come spero che ci saremmo pure noi. Ok, allora prima di sentire Jacopo lo ascoltiamo tramite la scheda che ha preparato, la scheda che fa il punto della situazione sul campionato di Lega Pro. Si fermano, il Teramo ne approfitta e si prende la vetta solitaria, e così la risalita biancorossa assume i connotati di uno sprint fulminante che lascia quasi sui blocchi di partenza le favoritissime al salto di categoria. Giornata strana la sesta, aperta col solito mezzo passo falso dell'Aquila al Fattori, per di più in rimonta contro il San Marino. Sorpresa? A guardare il resto del programma del sabato e della domenica poi neppure troppo. Il vero brivido è quello che passa sulla schiena dei tifosi dell'Ascoli. I bianconeri fanno una fatica immane col Prato, che passa al del Duca al 56esimo grazie a Ferucchi, e di Carpani la rete al minuto 89 che salva i marchigiani dal rovescio interno. Ma i tre punti racimolati dagli ascolani nelle ultime quattro uscite non sono ruolino da prima della classe, tutt'altro. Se Ascoli piange, Pisa non ride affatto. Il primo stop dei nerazzurri, favoritissimi alla vigilia del torneo, è il griffato Caboni, su cui Rozio, uno dei migliori finora, si fa trovare impreparato. Anche per il Pisa momento di appannamento, in 180 minuti zero reti messe a segno e il solo pari con la Reggiana. Troppo poco per poter alimentare i sogni di gloria, e tra due settimane il big match del Garibaldi contro l'Ascoli potrebbe ridefinire alcune gerarchie. Per la propria Cienza invece la notizia positiva è che il meno in classifica è scomparso. Per chi partiva da meno 8, essere già fuori da quel fossato è già qualcosa di importantissimo.
Chi prosegue la sua rincorsa prepotente è la SPAL. I ferraresi, dopo qualche iniziale perplessità, adesso vanno a mille. Stesa 2-0 la Lucchese, con i gol di Ferretti e Germinale prima dell'intervallo. Risultato al sicuro, terzo posto a meno 2 della capolista Teramo, che sarà di scena in Emilia tra 14 giorni. Polveri bagnate per il super ponte d'era di Indiani. La reggiana alza la saracinesca. Feole strepitoso in più di una circostanza. La rete per i toscani manca da quasi 400 minuti. Si segna a Raffica invece a Pistoia, dove l'11 di Lucarelli piega nel derby tutto cuoio 3-2. Dopo l'iniziale vantaggio nero-verde con De Iola, gli arancioni si scatenano con Falzerano, Romeo e Calvano prima di subire la rete della bandiera di Gioè, che accorcia però solo le distanze. Altra gara ricca di reti, quella tra Grosseto e Forlì, al Cardio Palma, perché i maremmani buttano via una gara che al 70esimo li vedevano sul doppio vantaggio, doppietta di Pickelman. Ma i toscani non avevano fatto i conti con Docente, che prima accorcia dal dischetto e poi raccoglie una spizzata di Drudi per il pareggio definitivo. Il Gubbio rischia con Savona, va avanti, si fa rimontare e sorpassare prima della controrimonta e del controsorpasso degli Eugubini di Leonardo Acori, che scacciano i fantasmi dell'ennesima sconfitta e agganciano il gruppone, seppur sempre di bassa classifica, a quota 5. Unico 0-0 della giornata, quello di Carrara di venerdì tra Carrarese e Ancona. Jacopo, si parlava prima delle altre compagini, del Pisa si è detto, questo Ascoli che dopo un inizio pirotecnico si è un po' fermato? Si è piantato proprio, un po' a sorpresa devo dire. Io mi aspettavo che dopo tre risultati un po' così così ricominciasse a vincere, perché tutto sommato, anche se il Prato è una buona squadra, però sai, l'impegno in casa, invece ho fatto fatica e l'ha risolta alla fine... l'ha pareggiata solo alla fine. E, a dire la verità, poi tra le altre cose volevo dire una cosa, che se c'è, abbiamo parlato delle sorprese, giustamente il Teramo, abbiamo parlato un po' delle sorprese negative come soprattutto nell'ultimo periodo Ascoli e Pisa, però non abbiamo parlato di un'altra sorpresa del campionato che noi magari non vediamo perché in fondo alla classifica, signori, la propria Cienza partita da -8. Meno 8 in 6 giornate e ha già punteggio positivo. Però Piacenza, vedi, ha fatto 2 vittorie, poi 3 sconfitte, poi ha battuto il Pisa, cioè, pure qui andamento quasi schizofrenico. Sì, però, sono 9 punti che... Sia Ercole che Marcello possono magari converranno con me sul fatto che quando parti con una penalizzazione non è che stiamo parlando di una penalizzazione di 2 o 3 punti, stiamo parlando di una penalizzazione di 8 punti. Cioè per ricominciare a rimettersi in palo, magari perdi talmente tante giornate che poi non ti basta il tempo, e invece dopo 6 giornate mese di campionato, è un mese di campionato, è... però non sei le paghi sì, probabile, perché distanza. Magari vai a 1000 all'inizio perché sai di avere la penalizzazione e poi magari a lunga distanza. Ercole, a livello societario si è parlato tanto nelle ultime settimane di Massimo De Santis, che insomma arbitro di Serie A che insomma è balzato agli onori della cronaca anche per i fatti di Calciopoli. A che punto siamo circa il coinvolgimento di De Santis all'interno della compagine societaria? Intanto è qualcosa di concreto, si sta ancora valutando, insomma, dici tu. No, vabbè, innanzitutto partiamo dal presupposto che fare calcio è impegnativo, quindi i soci sono sempre alla ricerca di rinforzare l'organico societario. C'è stato l'uscita di scena di Gizzi, che sinceramente era una persona importante, fondamentale, di carisma all'interno della città dell'Aquila, e quindi si sta cercando in ogni modo di rimpiazzarlo. C'è una cordata romana capeggiata dai Sandis che da tempo sta in trattativa con i vertici della società, penso che sono addirittura d'arrivo, però penso che la maggioranza della società rimarrà sempre al gruppo aquilano. Ok, quindi tu pensi che poi, qualora dovesse tra virgolette quagliarsi in futuro la cordata romana, possa anche prendere la maggioranza delle quote? Chi sta entrando in società è abituato a comandare e ad avere un peso specifico importante all'interno delle società di calcio, quindi sono sicuro che sicuramente non si limiteranno a una semplice entrata. Ok, Marcello, che derby ti aspetti tu domenica? Cominciamo a entrare un po' nel vivo di quella che potrà essere la partita.
alla luce anche di come arrivate voi e come arriva l'Aquila. Quanto può incidere questo aspetto poi? Ma il derby è il derby, storicamente i derby pendono sempre dalla parte di chi sulla carta arriva peggio, ed è una prassi proprio perché è una partita a sé stante, quindi io mi aspetto una partita non difficile ma di il più. Il tuo ex compagno di squadra sogghigna. No vabbè, ma ripeto, è un classico, io preferisco stare nella mia condizione, è chiaro, quindi partire come tra virgolette squadra favorita, poi so che così non è, ma non lo so solo io, lo sappiamo tutti a Teramo che sarà una partita difficilissima, proprio perché per la legge dei grandi numeri l'Aquila vincerà una partita, quindi questo è sicuro, e per la legge dei grandi numeri il Teramo non continuerà a vincere, quindi detto questo, noi siamo pronti, perché noi siamo pronti a sarebbe battagliare. Bella, che non sia Scaramantico, l'abbiamo capito benissimo. No, ma noi la vogliamo vincere, quindi sia ben chiaro. Però siamo consci della difficoltà della partita, ma siamo consci della difficoltà di questo campionato. È la partita speciale, perché chiaramente il derby, quest'anno sarà l'unico derby in Abruzzo di Lega Pro. Noi ci arriviamo bene perché nei risultati e anche nelle prestazioni ci arriviamo bene, però abbiamo grandissimo rispetto per una squadra che ha dei valori importanti. Senti, Donnarumma come sta? Tenuto conto che Bucchi sarà squalificato, quindi Teramo rischia di avere una sola punta di ruolo disponibile. Donnarumma sta meglio, noi monitoriamo la situazione non solo sua, perché abbiamo... Noi non ci dimentichiamo che comunque stiamo dall'inizio dell'anno con tanti giocatori a mezzo servizio. Adesso c'è stato il problemino di Donnarumma, che è un giocatore chiaramente importantissimo, a cui si va ad aggiungere la squalifica purtroppo di Andrea Bucchi, quindi è chiaro che Donnarumma, speriamo tutti che sia della partita, le condizioni migliorano, il problemino è un problemino purtroppo fastidioso, è chiaro anche che sicuramente non lo rischieremo se dovessimo correre il rischio casomai di perderlo per più tempo dopo, quindi se la situazione, come speriamo tutti, continuerà a migliorare fino a fine settimana, poi tra venerdì e sabato valuteremo se poterlo schierare, e noi tutti ci auguriamo che sia della partita, insomma. Perpetuini, Ercole, cosa ci dici? Nel senso, sarà operato a breve? I tempi si allungano? Come? Perpetuini verrà operato venerdì da Calvisi e quindi poi comincerà la rieducazione. Quanto vi ha spiazzato questo grave infortunio? Purtroppo sono infortuni che nel calcio avvengono. Più che altro lui aveva avuto un affaticamento sempre qualche minuto prima, aveva sentito qualcosina, continuava a giocare il ragazzo perché era una partita importante, insomma stavamo cercando di portare a casa i risultati e alla fine il ginocchio ha. Invece tu che partita ti aspetti? Allora, partiamo dal presupposto che se andiamo a vedere oggi quello che sta passando il Teramo e quello che sta passando all'Aquila, non c'è partita, però l'Aquila venderà cara la pelle, l'Aquila prima o poi tornerà nella parte della classifica che gli compete e io spero che si inizi già da domenica prossima. È normale che io mi aspetto una bellissima partita perché Vivarini fa un bellissimo gioco, penso che il nostro mister farà altrettanto, vinca il migliore, però non me ne voglio il Teramo, ma l'Aquila ha bisogno di muovere la classifica e di scalare qualche posizione. Senti, Perna come sta? Perché poi si parla molto dell'attacco, della concretezza, è evidente che tra tanti giocatori di qualità poi serve chi la butti dentro e in questo caso Perna, che non ha neanche tante alternative, è un po' il sorvegliato speciale, ma viene anche da un infortunio, insomma, che lo ha e che lo condiziona probabilmente tuttora. Quindi come sta e se pensi che possa essere disponibile, magari scenderà in campo? No, l'Aquila ha tolto Perpetuini al gran completo, quindi il mister ha la facoltà di scegliere chiunque. Ripeto, lui oggi ha diretto il primo allenamento, sicuramente domani comincerà a fare delle valutazioni, però ripeto, chiunque scende in campo sa che deve dare tutto, sa che deve
deve cercare di dare quel qualcosina in più che magari in questo primo, in questa prima parte di stagione l'hanno pure dato, però in modo discontinuo. E tu invece, Jacopo, che partita ti aspetti e pensi di vedere, visto che allora, sarai al Bonolis? Spero che sia una bella partita, penso che invece probabilmente non lo sarà, ma ti spiego perché, per una ragione proprio utilitaristica di entrambe le squadre. Il Teramo sa che anche un pareggio tutto sommato va più che bene, perché comunque al di là delle difficoltà dell'Aquila è una grande squadra. Mi hai detto che non firma per il pareggio. Vabbè, chi nemmeno io firmerei per il pareggio, ma non firmerei se fossi Campidelli, non firmerei se fossi Chiodi, non firmerei mai, nessuno firma per il pareggio. Però diciamo che tutto sommato anche uscire con un pareggio per il Teramo sarebbe un buon risultato contro una squadra che, ripeto, non dobbiamo vedere l'appetito viene mangiando. Questo sì, però non dobbiamo mai, perché poi uno vede la classifica e dice vabbè, Teramo l'Aquila, sono separate da tanti punti, da 7 punti mi pare, sulla carta, e invece sappiamo benissimo, per noi che la viviamo la realtà, che non c'è questo divario tra le squadre, tutt'altro. L'Aquila tutto sommato non perdere, è chiaro che sarebbe il sesto pareggio, quindi sarebbe allungare, però sai, anche per iniziare, un allenatore appena arrivato fa una settimana infatti di allenamenti, va a giocare contro la prima della classe, più morbida. Esatto, io per quello che Ercole pensavo che a Pagliari si potesse dare quest'ultima chance, perché se poi va male, poi Zavettieri arriva, magari si riparte con una partita impegnativa ma non così carica dal punto di vista delle aspettative, sai, è sempre un derby. Per questo che insomma è un po' la decisione che ci ha sorpreso, ma non per riaprire necessariamente questo argomento. Ci siamo presi questa responsabilità, nel calcio con i sé e con i ma non si va da nessuna parte, abbiamo deciso così, speriamo che la situazione sorrida a noi insomma. Chiudi quindi? No, per questo stavo dicendo che tutto sommato alla fine l'Aquila anche... non che gli vada bene il pareggio, perché dovrà anche cominciare a vincere, però tutto sommato con un allenatore nuovo, sai, il primo impatto, vai a giocare in casa della prima in classifica, magari uscire con un pareggio non è poi così male, poi ci sarà tempo per vincere magari in casa, no? Quindi presuppongo che tutte e due abbiano degli interessi a non perdere, a non perderla la partita, ecco sì. Perché magari mi aspetto, spero invece che di sbagliarmi, che sia una bella partita, magari finirà anche con un pareggio, però 5-5. Ok, la domanda banale delle 21:51, si fa di prassi, la faccio anche a loro. Un giocatore che vuoi togliere a Ercole domenica perché lo stimi particolarmente e non vorresti che ti facesse male? E la stessa domanda poi ad Ercole verso il Teramo. Ma dai, L'Aquila ha tanti bravi giocatori. Direi Corapi perché, bravo, perché è un giocatore che con te, se fossi nei tuoi panni, che in questo momento è forse è l'unico che sta rendendo da Corapi. E quindi toglierei lui. Ok. La Padula. Bravo. E invece lo sai chi avrei tolto, fossi stato il Marcello Di Giuseppe. Sono d'accordo se fossi nei panni di Ercole. Sulla Padula sono perfettamente d'accordo. Io fossi stato nei panni di Ercole, lo sai chi avrei tolto all'Aquila? Ceccarelli. No, invece lui avrebbe tolto Santomenico. Avrei tolto Ceccarelli per un motivo semplice, perché non so se riproporrà ancora per rotta a sinistra come nelle ultime uscite, però da quella parte Ceccarelli è uno che fa male. Per rotta non è proprio un terzino sinistro che nasce come terzino sinistro, e siccome l'ho visto la gara col tutto cuoio, Ceccarelli è uno che da quella parte crea problemi, poi rientra, tira, io forse toglierei Ceccarelli, non so se gli ho messo qualche dubbio, però non vuoi tornare indietro, no, poi ancora, se vengono espulsi tutti e due meglio ancora. bene, poi Corapi che tra l'altro fu escluso nella partita dove fece gol col Prato, se non mi sbaglio, ma come mai? C'erano già qualche avvisaglie di... va bene, facciamo una cosa, visto che abbiamo preparato questo filmino a Marcord, ma è una Marcord molto recente, De Fabritis che fine ha fatto, ci scrive questo tifoso da casa. Che è uno costante, che vuole sapere proprio, mi pare anche nelle altre puntate. Che io sappia, settimane fa si allenava col San Nicola, io non so se ha aggiornamenti. Sì, no, io l'ho sentito... l'altro ieri, penso, sì, ma in attesa di sistemazione, e questo mi dispiace perché è un ragazzo d'oro ed è un bravo giocatore.
Vero, vero. Penso che insomma in una squadra di Lega Pro un posto per Mattia De Fabritis ci possa essere, vista la bravura del ragazzo. Vi stavo dicendo, è un record fresco perché parliamo della stagione 2012-2013, però Teramo e L'Aquila si sono affrontate tante volte, chiaramente l'apice è stata la finale playoff vinta dall'Aquila, quindi noi abbiamo un po' rimesso insieme alcuni tratti salienti di quella stagione che ha visto comunque le due squadre protagoniste in quel caso, così come sono protagoniste attualmente nella terza serie nazionale, e domenica si scontreranno, speriamo di rivivere le stesse emozioni. Poi chiaramente il tifoso aquilano spera anche in quel risultato, il tifoso teramano spererà nel risultato opposto, però riviviamo quello che è successo 2 anni fa in questo film, tra virgolette, da 7 minuti. Poi pubblicità e poi rientriamo. A distanza di 16 mesi Teramo e L'Aquila si ritrovano di fronte. È la riproposizione della finale playoff che nel giugno 2013 lanciò in prima divisione i rossoblù del capoluogo, a dispetto dell'11 aprutino, che poi quel traguardo lo avrebbe tagliato nella stagione successiva. Qualcuno lo ha definito in quel frangente il derby del Gran Sasso, essendo le due città il riferimento dei due versanti della principale montagna abruzzese. I precedenti sorridono al Teramo: 13 successi biancorossi, 9 quelli aquilani, 7 i pareggi. E se il divario più ampio si è parzialmente colmato, L'Aquila lo deve proprio agli scontri di quella stagione 2012-2013. Vittoria in Coppa Italia nella gara d'andata in campionato e nei due episodi playoff. Al Teramo il solo match di ritorno, ovviamente, del campionato. In realtà gli atti di quella stagione furono 6, perché dopo il 3-1 di Coppa, L'Aquila e Teramo si ritrovarono contro nel posticipo di seconda divisione del Fattori, data in fausta 10 dicembre. La neve è un ospite non proprio inatteso e quindi quasi 27esimo, parte Righini, c'è la palla respinta da Carcione, poi evita l'angolo Agnello, fischia il direttore di gara. Comunque è arrivata la decisione definitiva, la partita è stata sospesa dal direttore di gara Ross di Pordenone. Dopo più di 2 mesi, il 16 febbraio, ecco il recupero con un Fattori che presenta ancora cumuli di neve ai margini del campo. L'Aquila vince di misura, con merito, con un secondo tempo in crescendo, anche se il Teramo recrimina nel finale. In prota, che fa rimbalzare, controlla, altro traversone, Iannini, palo! Palo di Gaetano Iannini, ancora Iannini, una sorta di mischia rugbistica, visto che siamo al Fattori. Il cross di Ligorio, sotto porta, gol! Il gol di Ciotola, il vantaggio dell'Aquila al minuto numero 29. E poi Mucciante sbaglia il controllo, gli ruba il pallone Ambrosini. Ambrosini in mezzo per Paterno. Paterno, palla di ritorno per Ambrosini, fuori gioco. Fuori gioco per Ambrosini. Protesta tutta la panchina del Teramo. Reduce dall'avvicendamento in panchina, Pagliari per gli anni, L'Aquila cerca la matematica per i playoff nel return match del 28 aprile. Playoff che ormai per il Teramo sembrano una chimera, ed invece il convincente successo 2-0 nel derby lancerà il diavolo verso la rocambolesca qualificazione. Proprio nell'occasione in cui potevo essere più vicino alla porta sono stato escluso, però insomma, sono scelta dell'allenatore. Ora attenzione a Bucchi che si gira, rete! Bucchi! Il Teramo è in vantaggio dopo 4 minuti, si è girato in area di rigore con il destro, il tiro è sembrato lento ma ha preso in controtempo Leuci. Scipioni alla rimessa in gioco verso l'area di rigore, il colpo di testa di Carcione, anche se è pronto, e c'è il gol intanto di Fabio Foglia, gran gol di Foglia al 13esimo, il 2-0 di Fabio Foglia, un missile, un tracciante. Va anche Scipioni, Righini, ecco per Scipioni il suo cross, Caidi fuori di un solo. Nelle semifinali playoff Teramo e L'Aquila ribaltano la classifica e fanno fuori Aprilia e Chieti. È finale. Non è mai stata particolarmente aspra la rivalità tra le due piazze, ma la posta in palio è altissima. La tensione va alle stelle col botta e risposta tra i presidenti Campitelli e Chiodi. Per 2 settimane vengono deposti i rapporti normalmente cordiali tra le due dirigenze. Il 9 giugno Pianodaccio fa registrare il record di presenze. Sono in 4.700. La partita tirata si risolve nella capacità dei due centravanti. Olcese sbaglia tutto, Infantino non perdona, L'Aquila sente profumo di promozione. Ora,
Il Teramo culla sotto sotto il sogno di una clamorosa rimonta, ma il 16 giugno è tutto aquilano, non solo per il colpo d'occhio del Fattori. Per capirlo bastano due minuti. Intanto vediamo il primo calcio d'angolo dell'incontro, dalla sinistra lo batte Imperio Carcione, il pallone che spiove in mezzo, okay. E c'è il gol dell'Aquila, ancora Saveriano il pattino, al primo a fondo, l'Aquila passa in vantaggio. Mi sembra che sia gol direttamente da calcio d'angolo, mi sembra. E Imperio Carcione che aveva trovato allora. Era quello che il Teramo temeva di più, il gol in avvio. Quanto è passato? Un minuto e mezzo. Due minuti e dieci ora sul cronometro, e dunque al primo a fondo cambia il risultato al Tommaso Fattori. Imperio Carcione pennella mortifero direttamente da calcio d'angolo. Va alla battuta dalla lunetta Imperio Carcione, palla che spiove sul primo palo, il tentativo di tiro e c'è il gol, ha segnato l'Aquila, 2-0, ha segnato Gaetano Iannini ed esplode la curva sud, 2-0, vediamo Pagliari abbracciare Marco Onesti, esplode la curva sud, ammutoliti i tifosi del Teramo. Dunque calcia Coletti, che è il rigorista della Coletti squadra. Coletti contro testa al 39esimo, quasi al 40esimo minuto, Coletti la battuta, spiazza Andrea Testa e dunque arriva il 2-1, cambia ancora il risultato. Beh, possiamo dire una Tommaso cosa, Fattori. Il Teramo il gol lo meritava. Il calcio di punizione, battuto alto, battuto lungo, arriva il fischio finale, l'Aquila ce l'ha fatta, dopo una stagione tra alti e bassi ha conquistato la prima divisione, lo aveva detto Pagliari al momento del suo insediamento. Queste le ultime emozioni di Teramo L'Aquila, gli ultimi eventi priveranno il derby di domenica di Giovanni Pagliari, grande artefice di quel trionfo, ma gli spunti non mancheranno, il Teramo vuole continuare a volare e stupire, l'Aquila deve dare una svolta alla sua stagione, lo spettacolo, siamo certi, non mancherà. Eccoci rientrati, ho visto Ercole molto attento nel rivedere quelle immagini, anche Marcello, ti hanno ritirato un po' su visto che sei stanco Ercole, aver rivisto tutti quegli scontri diretti e poi chiaramente quell'epilogo che ha sorriso. Mi accontenterei vincere a Teramo come la finale dei playoff. Ah, 0-1... diciamo Marcello così, dice che abbiamo fatto un furto, però mi accontento. Vabbè, diciamo che a telecamere spente ha usato un'espressione un po' colorita Marcello. No vabbè, non è furto, perché secondo me nella doppia partita probabilmente abbiamo ottenuto di meno quello, però poi lì gli episodi, certo, dai, partite di playoff, prendere due gol su due calci piazzati, perdere una partita immeritatamente in casa e nella partita di ritorno prendere dopo un minuto un altro calcio piazzato, quindi il gol, è chiaro che era, diciamo, era una partita... Intorno all'ottavo della ripresa della prima partita si è decisa la serie, perché... Sì, dai, gol sbagliato nostro, gol fatto loro, però comunque era quell'Aquila, comunque una squadra di grandi valori, quindi, e poi per assurdo da lì noi siamo stati bravi. Io penso sempre che dalle grandi delusioni poi se si è bravi si riparte più forti di prima. Delusioni perché eravate lì con l'obiettivo a portata di mano, perché inizio stagione quel Teramo, allora, la finale playoff. Io penso che l'indole deve essere sempre quella di aspettarsi il massimo sempre, cioè non bisogna mai accontentarsi, quindi noi volevamo sì, eravamo partiti come neopromossa, come siamo quest'anno, come, quindi però poi la domenica insomma deve esserci la voglia di sempre di vincere. Noi arrivammo con una rincorsa importante e poi è chiaro che quando arrivi alla finale l'obiettivo è là, non esiste la squadra che ha più o meno da perdere, e lì tutti vogliono vincere. Stava premiata l'Aquila, appunto, oggi l'abbiamo raggiunti nella stessa categoria, quindi siamo felici. Certo. E sono due realtà comunque importanti in assolutamente Abruzzo. Assolutamente. Ma io penso che quello è stato un campionato particolare, lì abbiamo fatto davvero un miracolo. Abbiamo fatto un miracolo per come siamo messe le cose. Noi siamo arrivati cotti, è inutile che ci nascondiamo, il Teramo invece è arrivato con l'entusiasmo. Fisicamente sono meglio di noi, però penso che quell'Aquila
come diceva Marcello prima, aveva tanti giocatori di spessore, tanti giocatori importanti che poi nelle partite secche fanno la differenza. Quindi, quindi penso che dal punto di vista dello stato di forma meritava il Teramo, anche per quello che ha fatto vedere nelle due gare. Però penso che per come era, cioè l'Aquila era un'Aquila forte, quindi è riuscito a portare gli episodi a suo favore. Ti provoco perché tu firmeresti per quell'epilogo, però manca Infantino, Ercole. No, mancano tutti di quell'anno, questo è un anche questo signore qui, Iannini. È un rammarico grande, perché la dice lunga su quelli che sono i giocatori che abbiamo portato nel capoluogo, perché sono tutti giocatori che adesso sono protagonisti nelle altre prima divisioni, Iannini, Mucciante a Matera, Ciotola Ischia, Infantino, Ligorio e Testa la Torres, Calcione l'Arezzo. Insomma, cioè, c'erano giocatori importanti che stanno facendo bene anche in altre piazze, però adesso mi tengo stretto i giocatori che abbiamo. È normale che da loro mi aspetto tanto, quello che in questa prima fase della stagione non ho visto. Io chiudo il momento da Marco Ordi dicendo che nel Teramo non c'è Olcese, c'è la Padula, quindi no, vabbè, però non poi, ti sbilanci poi, no, perché i gol si sbagliano, certo. Quindi io lo tu stesso... che facevi quel mestiere, quindi sì, probabilmente non li avrei sbagliati quanti ne sbagliò lui quell'anno, però è chiaro che per lui fu un anno particolare. L'epilogo l'avete visto tutti, che quel minuto di quella partita secondo me ha cambiato le sorti di quella finale. Certo, certo, ricordiamo quell'anno io e Jacopo. Come si può passare clamorosamente? Buonasera, di derby ne esiste uno solo. Teramo. Puntini puntini. Sì, è vero, e capisco il tifoso del Teramo e so qual è il riferimento, per Ercole insomma è stato anche dirigente a Giulianova, sì. Quindi... Però al momento l'unico confronto abruzzese è questo, quindi consentiteci di utilizzare questo termine per Teramo l'Aquila. Però, come detto, diamo uno sguardo anche un po' alla Serie D, perché due addetti ai lavori così vanno sfruttati anche per la loro competenza, per leggere un po' il girone F, quello delle marchigiane abruzzesi e molisane, che poi è un campionato molto ben conosciuto sia da Ercole sia da Marcello. Questa è la situazione di classifica dopo 4 giornate, però io chiedo a Gianni prima di mandare in onda la scheda che abbiamo preparato sulla Serie D e poi la commentiamo insieme con le schermate, con i nostri ospiti. Per ora parla decisamente marchigiano il girone F di Serie D. Non è una supremazia solo per numero di squadre, quanto per il lignaggio di alcune compagini, e la classifica lo conferma in maniera eloquente. In vetta c'è la maceratese di Magi, che continua a viaggiare a punteggio pieno. Il 4-0 col Termoli di domenica scorsa, una formalità per una squadra che ha una spina dorsale che poggia sugli ex giuliesi Croce, Garapponi e D'Antoni. Tiene il passo solo la San Benedettese, che con carattere ha battuto in rimonta il Fano. Subito dopo c'è il Matelica, che era comunque tra le papabili ad un campionato di vertice. Se sorprendono gli 8 punti della matricola Castelfidardo, che ha accumulato un lieve ma recuperabile ritardo, e la Civitanovese, che a Chieti, benché abbia evitato il KO in extremis, ha impressionato per la qualità dei suoi avanti. Finora poco reclamizzata, ma la rosa che il DG Bresciani ha messo a disposizione del tecnico sulmonese Meco Monaco è di assoluto livello. Solo Campobasso e Chieti potrebbero spezzare l'egemonia marchigiana. I neroverdi di Donato Ronci hanno affrontato il primo test probante all'Angelini con la Civitanovese. Il Chieti ha ovviato, mettendoci dentro tanto carattere e voglia di lottare, caratteristiche care al tecnico Donato Ronci, e ha scoperto il portiere Marco Schina, inoperoso nelle prime 3 gare, decisivo nel 2-2 di domenica scorsa a suon di grandi parate. Sono anche emersi dei limiti, senza Rapino, difesa troppo leggera e in balia delle giocate di Amodeo e compagni. In generale l'impressione è che ci sia ancora un piccolo gap da colmare se si vuole lottare per la vittoria del campionato, in attesa che si sblocchi il centravanti Vano. Finora tanto movimento ma 0 gol. L'unico sorriso abruzzese è quello regalato da San Nicolò, che con un finale da favola riprende e sorpassa l'Ostica Recanatese con Gabriele Bisegna, il giusto risarcimento per l'immeritato stop di 7 giorni prima col Campobasso. Ed ora alta prova del 9 nell'anticipo del Bonolis col Matelica. Per il Giulianova uno scialbo 0-0 con l'Agnonese, rigore sbagliato e poco altro da segnalare per la prima con Fabiano allenatore. Il neopresidente Esposito annuncia rinforzi, specie in attacco, per un campionato che si annuncia di ristrutturazione societaria e di transizione sul campo, sperando in una non complicata
sperata salvezza. Se il rovescio della mitanina materica ci stava, continua a deludere fortemente il Celano, unico team senza punti. A Castelfidardo, altra prestazione inguardabile, 3-0 subito giocando più di un'ora in superiorità numerica. Non siamo venuti al campo, il tranciante commento del tecnico Pasquale Luiso, dal quale si attendono le dovute risposte sin dal match di domenica al Piccone con il Castelfidardo. Allora, la Maceratese, abbiamo detto nella scheda, spina dorsale Giugliese, Croce, Garaffoni, D'Antoni, che sono tre nomi che a Ercole ricordano bei tempi, tempi giallorossi. È stata l'ultima promozione del Giulianova, quell'anno fu fatto pure un miracolo perché ci fu il passaggio, c'era presidente Sabatini, poi a metà stagione subentrò D'Agostino per altri guai che si erano verificati. E lì fu un anno, secondo me, irripetibile, dove Bitetto come allenatore riuscì a fare un vero e proprio miracolo riportando. Tanto giocava anche un bel calcio con Giulianova. Sì, sì, sì. E lì c'era lì davanti il tridente era in prota, Lisi, D'Antoni, lì dietro c'era Vineto e Garaffoni, e lì in mezzo c'era Croce con Del Grande. Insomma, cioè, era una squadra che doveva salvarsi tranquillamente, invece alla fine vincemmo il campionato. E questa spina dorsale secondo te porterà la Maceratese fino in fondo? Sì, penso che una delle marchigiane prenderà il largo, e non tanto il Materica quanto Maceratese e San Benettese, e poi spero che per il Chieti che si possa avvicinare alla vetta. Il San Nicolò secondo me sarà la sorpresa del campionato, e il Celano lo vedo male. E invece la Civitanovese, Marcello, io l'ho vista all'Opera Chieti, mi ha impressionato tanto per la qualità dei nomi e poi anche perché ha fatto una buonissima partita. Sì, sì, allenata da un allenatore bravo abruzzese, quindi la Civitanovese forse ha pagato un attimino lo scontro diretto perso nel derby con la Maceratese, però è chiaro, certo, che è un organico importante. Domenica, anche se poi la partita l'ha recuperata proprio alla fine, però sì, penso che meritasse molto di più. Normale che, come diceva Ercole, le marchigiane quest'anno danno l'impressione di avere organici più forti, più rodati, se si esclude forse il Chieti e le abruzzesi, che è quella che potrebbe rimanere attaccata, però io la vedo in questo momento la vedo abbastanza dura. Io vedo Maceratese e San Benettese anch'io nettamente favorite, e sarà un bel duello. Poi è chiaro che è un campionato difficile, perché quest'anno non pensavo, ma credo che il livello si sia rialzato, ecco. Un giocatore del genere, insomma, parliamo di Amodeo, questo è un giocatore che in D ha fatto gol a Grappoli in tutti i gironi, quindi è un campionato difficile, però la Maceratese è forte, la San Benettese ha secondo me due valori aggiunti, che sono il pubblico, che in casa è pressoché impossibile fare punti lì, e Napolano, che in questa categoria ti porta quei 5-6 punti che alla fine dell'anno fanno la differenza. E direi anche Bucci, che è entrato, che è subentrato in società, una persona serissima. A San Benedetto, certo. Quindi i valori sono almeno sulla carta sono questi. Poi mi auguro che un abruzzese, in questo caso il Chieti, forse un tantino di più il San Nicolò, possa fare il miracolo, però ad oggi di miracolo trattasi. Vedi meglio San Nicolò che Chieti in prospettiva? No, vedo meglio il Chieti, perché comunque come organico è superiore. Il San Nicolò è una squadra ben fatta, è una squadra che secondo me, vivendo la giornata e lavorando tanto, può crescere e quindi togliersi le soddisfazioni. Però ripeto, poi lottare per stare lì davanti la vedo dura. Jacopo invece, insomma, Chieti che al primo test importante ha fatto vedere carattere, però anche sofferto, ed ha dovuto ringraziare il suo portiere. Poi c'è questo San Nicolò che sì, ha fatto il colpo. Però tutto sommato alla fine l'aveva portata a casa la gara praticamente. Sì. Quindi sì, è vero, come poi magari il pareggio lascia qualche
un po' di amarezza, però io sono d'accordo sia con Marcello sia con Ercole, nel senso che probabilmente il Chieti è la punta di riferimento del nostro movimento in Serie D, dico, del movimento abruzzese. Magari non sarà a livello delle primissime, però si può entrare tranquillamente in una zona playoff che è vero che non valgono poco o nulla, però comunque danno un po', sono comunque un obiettivo. Il San Nicolò, se rimane una squadra che, come diceva Marcello giustamente prima, che gioca sapendo che comunque il primo obiettivo è la salvezza, allora è una squadra molto ben costruita. Tra le altre cose, appena preso Santoni, Mattia Santoni, che insomma ce lo ricordiamo in ancora, Serie D fa veramente, può fare veramente bene. Mi aspetto da qui in avanti qualcosa in più del Giulianova, soprattutto che il nuovo allenatore dia quel qualcosa in più. L'unica che vedo veramente male è Celano, e credo che in questo momento, sai, più passano le giornate, più sai, rimettersi in corsa diventa complicato. Ma anche perché non solo perde, ma perde male. Perde male, per 3-0 col Castelfidardo. Il problema di questo campionato è che ne sale una sola. Poi ci sono i playoff, che quest'anno non ha portato una sola squadra in Lega Pro. Quindi il problema all'inizio è quello, c'è entusiasmo, poi col passare delle partite questo entusiasmo, man mano che si delineano i valori, questo entusiasmo forse viene sì, meno, perché si lotta per il nulla praticamente. Sì, perché poi comincia ad arrivare un momento della stagione dove tu sai che non puoi più vincere il campionato, comunque sei in una buona posizione di classifica, però e inevitabilmente anche a livello inconscio tiri un po' i remi in barca, perché dici vabbè, ma tanto i playoff non servono a nulla. E infatti poi così è stato. Invece Ercole, Giulianova, che come abbiamo detto nel servizio si va verso questa ristrutturazione societaria che sta già iniziando, con anche conseguenze dal punto di vista tecnico col nuovo allenatore, come vedi? Hai detto bene, una ristrutturazione societaria, è importante che riesca a mantenere la categoria, perché è importante che Giulianova in questo momento riesca a tamponare quelle che sono le situazioni all'interno che ha, perché penso che se riesce a mantenere la categoria poi arriveranno momenti migliori, e può darsi pure che il nuovo proprietario voglia per il prossimo anno investire e fare una grande squadra Giulianova per tornare in Lega Pro. Fabiano è l'uomo giusto? Fabiano è un ottimo allenatore, io purtroppo la squadra non la vedo competitiva con le altre, perché lì è un girone importante, ne sale una sola, quindi per me il Girona deve pensare a organizzare una tranquilla salvezza e poi prepararsi già per magari il prossimo anno puntare alla Lega Pro. Torniamo un attimo alla Lega Pro, Marcello, questa novità che incide molto anche sulla vostra organizzazione settimanale, il famoso spezzatino, come lo state vivendo? Tra l'altro il Teramo dopo il derby rigiocherà ancora due partite di sabato, contro la Carrarese, e anche la trasferta con la SPAL sarà un serale di sabato, alle 20:30. Poi sabato pomeriggio con la Carrarese, come la state vivendo e quanto incide? Ma con calma tutto si metabolizza, perché poi è una regola, quindi ci si adatta e comunque forse il problema più grande si avrà quando ci sarà il turno mattutino, poi parliamo di 11 di mattina, quindi è chiaro che lì 12:30. Sì, è chiaro che lì ci sono problemi grandi proprio. Sì, ma vabbè, a parte sveglia, alimentazione, ma anche nel giorno prima. Forse l'unico problema che secondo me comunque c'è è il fatto che bisognerebbe sapere già da adesso tutto il programma, cioè non come si dice mese, o, secondo me è dare un programma definitivo, punto. Quello anche perché secondo me bisogna prenotare gli alberghi. Infatti ci sono problemi logistici, no, ci sono diversi contrattempi che si possono creare. Per quel che riguarda l'aspetto prettamente tecnico, comunque è un qualcosa che tocca a tutti, quindi anche nelle problematiche siamo tutti sulla stessa barca, però ci stiamo uniformando probabilmente a quello che,
che il calcio in tutta Europa, perché comunque lo spezzatino avviene dappertutto. È una novità, però ad oggi penso che sia una novità anche positiva per quelli che sono i frutti del discorso fatto con Sport2. Sì, è un qualcosa comunque di importante. È importante anche perché, al di là del fatto di poter vedere tutte le partite, c'è anche la possibilità di potersi muovere e seguire il campionato di persona, perché comunque dal venerdì al lunedì ti puoi sbizzarrire a vedere partite. Soprattutto con un addetto ai lavori. Certo, quindi da quel punto di vista la ritengo una cosa positiva. Anche il discorso pubblico, per i dati che ho visto, comunque ne risentono in maniera positiva. Quindi va bene, va bene. E invece Ercole, tu sei dello stesso avviso? Sì, sono dello stesso avviso. È una novità che magari all'inizio abbiamo visto con un po' di scetticismo, e invece è utile per tutti, è utile per i tifosi, è utile per gli addetti ai lavori, è utile un po' per tutto. Bisogna cercare di organizzarsi settimanalmente, però ripeto, questa è una terza serie nazionale, quindi si parla di professionismo, quindi quando si parla di professionismo significa che bisogna essere pronti a qualsiasi cosa. A proposito di pubblico, aspettative per domenica, anche alla luce di questo anticipo di orario? Insomma, con l'Ancona oltre 2000 persone, entusiasmo sempre crescente. Marcello, cosa vi aspettate a livello numerico? Avete un'idea? A noi ci aspettiamo un pubblico importante e soprattutto caldo, come in effetti, guarda, devo dire che quest'anno, e non solo quest'anno, io ritengo che Teramo anche negli anni scorsi, forse con meno unità, però è sempre stato un pubblico che ci è stato vicino, quindi noi sappiamo quanto bisogno abbiamo del pubblico, fino adesso sta rispondendo, probabilmente domenica l'afflusso sarà ancora maggiore, però Molto dipenderà anche da noi e da quello che sapremo fare, non solo domenica ma fino alla fine del campionato, perché ritengo che siamo noi come squadra a dover trascinare e a far crescere l'entusiasmo, perché Teramo ha sempre fatto dei numeri importanti, quindi io sono 2.500-3.000 ve li aspettate? Sì, assolutamente sì. Chiedo a Gianni Dareo di vedere la foto del direttore di gara che è stato designato per questa partita, Stefano Giovani della sezione di Grosseto. Sì, è vero, aveva una certa Giovani. No, non è Fiore di Barletta. Fiore di Barletta, allora è stato un mio lapsus. Giovani. Io mi risulta sì. Io non è che guardo tanto lì, però ho sentito che dovrebbe essere Giovani. Io ho sbagliato bene. Ora ricontrolliamo meglio. Sì. Comunque, mettendo che sia Giovani, cosa sapete di questo arbitro? Nulla. Veramente mi chiedi qualcosa che per me è una cosa che poi va a influenzare comunque sempre il risultato, però mi rifiuto di pensare all'arbitro, quindi. L'ho sempre fatto anche da giocatore, quindi non lo conosco. Da quello che abbiamo visto è un arbitro comunque esperto, un quarto anno in Lega Pro. Ecco, possiamo vedere, non so se Gianni ci aiuta, siamo proprio sul sito dell'AIA, Teramo L'Aquila, Stefano Giovani, assistenti Viola e La Calamita, poi Melograni come osservatore. Quarto anno, comunque un arbitro, Jacopo, esperto. Cioè, il fatto che sia un quarto anno vuol dire che insomma un arbitro che ha 50 partite nel suo pedigree, peraltro come distribuzione di risultati è abbastanza equo, perché 18 vittorie interne, 14 esterne, 14 pareggi, di conseguenza è un arbitro penso importante. È chiaro che ci vuole un arbitro importante per una partita importante, è chiaro che al di là poi dei riflessi di classifica, però comunque un derby e quindi è l'unico della nostra regione, quindi sarà sentito, perché poi gioca la prima della classe contro una squadra molto forte, quindi è chiaro che ci vuole una designazione all'altezza della partita. Senti,
te la senti di fare il, come facciamo qualcuno? Pendolino? Il pendolino. Mamma mia, mamma mia, pendolino, no, è complicato. È complicato, io ti dico... Devi immaginare un'azione, devi fare la telecronaca. Guarda, io ti... posso dire? Di. 1-1. Dici 1-1? 1-1. Dici anche il marcatore, magari? Adesso per il marcatore... Purtroppo. Magari troppo. Magari troppo. Per il marcatore non ne ho idea. Se mi ci fai pensare, poi ti do pure il marcatore. Se intanto mi puoi chiedere... Siamo addirittura d'arrivo. Va bene, quindi 1-1. Il pronostico c'è, non chiedo a loro perché sono diretti interessati, quindi non li voglio mettere in difficoltà. Però, insomma, speriamo di aver parlato bene diffusamente di questa pagina importante che sarà scritta dall'Abruzzo Calcistico, perché è l'unico derby che in terza serie avrà la nostra regione, oltre chiaramente a quello di ritorno, ma sempre con le stesse squadre. Teramo L'Aquila, ore 15, allo stadio Bonolis a Teramo, e quindi che sia una bella partita, anche se probabilmente un po' la tensione la farà da padrone. Sì, sì. La immagini però? Sì, poi l'ho immaginato con l'1-1, perché siccome sarò domenica, poi non voglio che magari qualcuno... Tu hai detto che allora l'1-1... 1-1, va bene, per non far torto a nessuno. Grazie a Marcello Di Giuseppe. Grazie a voi, buona serata. Ad Ercole Di Nicola. Buonasera a buon tutti. Buon derby a tutti, buon derby anche a Jacopo che sarà al Bonolis. Io in qualche modo cercherò di seguire da altra sede. Grazie a Gianni D'Areo in regia, grazie a voi che ci avete seguito. L'appuntamento con Pro e Contro è a mercoledì prossimo, ma per sapere com'è andata in Teramo L'Aquila, l'appuntamento è alle 19 di domenica con l'Abruzzo del Pallone. Di nuovo grazie e buona serata.